Ciao Andrea, buonasera a tutti come al solito. Mi fa strano, perché essendo magentino con tanti derby che abbiamo giocato con Corbetta anche lì al comunale, mi sembra strano, è una notizia direi bomba, eh. No, no, nel senso è anche regolamentato questa cosa, nel senso che da regolamento una squadra, ricordiamo tipo l'Atalanta, quando doveva giocare la Champions, se ti ricordi, la prima volta che ha giocato in Champions è venuta a San Siro. Perché? Perché purtroppo il suo stadio a Bergamo non era omologato per la Champions. Qui la stessa cosa, nel senso, meglio, spiegavano meglio. Nel momento in cui viene a mancare lo stadio per qualsiasi esigenza, quindi ristrutturazione, gare d'appalto persi,
investimenti, bancarotta, l'impresa non costruisce più, le ristrutturazioni vanno tutte a male, potrebbe succedere, no? Tutti di questi cosi. Il problema principale qual è? È che rimane la quadra della città, quindi in questo caso Corberta, senza stadio. Senza stadio locale, cittadino. Quindi cosa fa la squadra Corberta? La Ciclobetta va a trovarla in un altro paese. È ovvio che nel momento in cui vado, ti faccio degli esempi, Santo Stefano, Vittuone, Sedriano, Arluno, Inveruno, che sono comunque paesi limitrofi, se trovo magari un comunale che io, tra virgolette, pago anche un affitto, no? Al comune di Inveruno, Santo Stefano, di altre città, il mio problema qual è? È ovviamente i tifosi, ok, che parliamo di 5 minuti in macchina al massimo, però è anche brutto dire io del Corbetta vado a giocare a Santo Stefano, non è la mia città, però è comunque regolamentata, rimane il nome a Corbetta, ma lo stadio ovviamente cambia. Assolutamente. Per forza, cioè devi fartelo andare bene. Ti ripeto, personalmente io, ti ripeto, essendo magentino, nel momento in cui giocavo in Magenta mi dicevano guarda, andiamo a Santo Stefano, sì, ci metto 2 minuti in più, però è sempre brutto andare in un'altra città a giocarti la tua partita. Ecco, io sono di Magenta, preferisco lo stadio comunale di Magenta, non lo stadio di Santo Stefano, però effettivamente non cambia nulla, ecco. Di stato.
Se rimane così come forma, perché anche lì devi vedere anche la forma fisica, anche per esempio prima accennavi al cambio allenatore, beh, tante volte il capo espiatorio è sempre il cambio allenatore, quindi loro dicono, vabbè, dai, diamo una scossa alla squadra, togliamo l'allenatore, ne prendiamo un altro, proprio per dare una scossa ai giocatori, ma tante volte il cambio allenatore fa anche, tra virgolette, male alla squadra. Quindi vedi che alla fine tu cambi allenatore e sbagli tutto. Adesso vedi anche qua, comunque sono campionati belli, perché ne ricordo anch'io, anche vecchi tempi, così che giocavamo anche noi, che è sempre combattuto fino alla fine. Cioè i playoff, i playout, sono sempre combattuti fino all'ultima giornata. E questo è il bello delle categorie comunque cadette, capisci? E il bello è questo, che fino alla fine non sai chi può vincere e chi può perdere. Assolutamente, e lì, qui praticamente cosa stai facendo? Stai facendo un cambio totalmente di lavoro, quindi l'allenatore è quello che dà la mentalità, quello che dà lo schema, quello che dà carattere alla squadra, quello che dà identità di gioco, quello che dovrebbe dare identità di gioco, tutto quanto. Il problema adesso qual è? È che nel momento in cui hai questo problema che non fa i risultati, la cosa che è più scontata da fare cos'è? È cambiare l'allenatore. Ma la storia, cioè proprio la vedi un attimino come era anche tanto anche di quelle squadre magari un po' più conosciute, ma nel momento in cui tu cambi allenatore, cambi totalmente il modo di guardare la squadra. Tipo, Palladino ha portato il Monza fuori dalla zona retrocessione, perché fino a prima di lui non c'era, cioè non hanno fatto un punto. Adesso è fuori dalla zona retrocessione, ma anche di tanto, no? Quindi, al contrario, invece, la Sampdoria ha cambiato un po' gli allenatori, ma alla fine è sempre ultima. Vedi che, cioè, ci può essere sia un cambio positivo, ma assolutamente potrebbe esserci subito un cambio negativo. Sì. Può essere qualsiasi cosa, Andrea. Può essere quello che hai detto, può essere anche una forma mentale, possono essere anche gli infortuni, perché tu magari non sai che magari, non so, l'attaccante, il bomber, il difensore, il capitano magari anche è fuori per infortunio, magari per un tot di tempo, e anche questo purtroppo influisce sul morale dei giocatori, sulla forma dei giocatori, sia fisica che psicologica. Quindi bisogna stare ovviamente aggiornati su tutto quello che succede sia nella squadra, ma anche fuori dalla squadra. Magari, non lo so,
non gli vengono pagati gli stipendi, magari la società sta fallendo. Vedi che ci sono anche tanti fattori anche esterni al gruppo che potrebbero influenzare l'andamento della stagione della squadra. Giroud. Sì, l'ultima azione. Sì, l'ultima azione. Sì. Sì, calcio d'angolo, colpo di testa, gol. Sì, giusto. Tanti fattori. Sono d'accordo. Mi sembra che ha pareggiato con la prima classifica, giusto? Immagina. È il prima classifica, giusto? Quindi non è da sottovalutare.
sarebbe bello saperlo, ecco, nel senso anche dagli diretti interessati, ecco. Sarebbe bello capire effettivamente che cosa c'è dietro, no? Di sicuro. Sì. Avvicinato, esatto. Assolutamente sì. Andiamo avanti. Sì, allora, sì, allora. Allora, no, vediamo subito. Allora, beh, l'hai detto tu, il Milan adesso sta iniziato ancora, è comunque 1-0, gol di Giroud. Ok, la Juve-Sampdoria 4-2. Roma-Sassuolo 3-4, Cremonese-Fiorentina 0-2, Verona-Monza 1-1, Lecce-Torino 0-2, Bologna-Lazio 0-0, Napoli-Atalanta 2-0, Empoli-Udinese 0-1, Spezia-Inter 2-1, per una classifica che vede il Napoli sempre primo a 68 punti, l'Inter e il Milan live a 50, ok? Lazio 49, Roma 47, Atalanta 42, Juventus 38, Torino 36,
Poi abbiamo il Bologna, scusate, Torino 37, Bologna 36, Udinese 35, Fiorentina 34, Monza e Sassuolo 33, Empoli a 28, Lecce a 27, la Salernitana, se perde, rimane a 25, Spezia 24 e poi la zona di retrocessione con Verona 19, Cremonese e Sampdoria a 12. Hanno giocato sempre bene, c'è stato un Eurogol del Georgiano. Diciamo che quest'anno il Napoli, come i due di attacco, non ce l'ha nessuno, ma neanche in Europa. Cioè, in Europa il duo d'attacco del Napoli è impressionante. Cioè, solo due hanno fatto i gol delle ultime sei squadre del campionato italiano, quindi fai tu. E poi purtroppo l'Atalanta rimarca ancora il suo periodo buio, il suo periodo no, anche perché poi la Juventus ha recuperato tantissimo, tanti punti, anche con le penalizzazioni. L'Atalanta è quella della conference e l'Atalanta dista 4 punti, quindi no, la Juve solo con i risultati acquisiti è a 38 punti. Sì, con la penalizzazione di 15 punti, altrimenti sarebbe 48-53, addirittura seconda a 15 punti dal Napoli. Ma no, assolutamente. Cioè, se andiamo a vedere appunto le statistiche, ti posso dire che fatto 6 tiri in porta, scusami, 6 tiri di cui 3 in porta, il Napoli ne ha fatti 18. Quindi capisci anche la differenza, il possesso palla 60-40 sempre per il Napoli. È un'Atalanta che fa fatica, ha sbagliato molti passaggi anche elementari, quindi secondo me è proprio un periodo no per l'Atalanta. Vuoi che comunque gli mancano anche moltissimi giocatori titolari, eh? Uno su tutti secondo me è Zapata. Zapata è il finalizzatore, e quindi togliendo a una squadra comunque non di campioni e Chelsea, secondo me fa differenza. Ti posso dire, Andre, che lui è stato nominato l'arbitro che ha preso una pagella la più alta in assoluto di questa domenica. Si chiama Colombo, è un emergente ed è stato all'altezza della partita. Difficile, però secondo me è stata anche. Ovviamente l'hanno aiutato anche i giocatori perché è stata comunque
una partita corretta, però secondo me Colombo secondo me ha una prospettiva di miglioramento non male, direi. Complimenti. Sì. L'Inter ha perso 2-1 con lo Spezia fuori casa. Andiamo a vedere le statistiche, anche perché qui c'è un gol, scusami, un rigore sbagliato da Lautaro Martinez. Poi sì, non è da lui, infatti, e poi però il secondo rigore l'ha trasformato Lukaku per 1-1 e poi sempre su rigore ha segnato Zola all'87esimo, quindi 5 minuti dopo, e nota non molto a margine, il primo gol dello Spezia è stato segnato dal figlio di Maldini, quindi c'era appunto la celebrazione sui social del figlio di Maldini che ha segnato all'Inter e tutto quanto, quindi ci sta, ci sta, ci sta. Comunque sta migliorando molto Maldini. Sì. Non tutti. Non tutti. Allora, se posso dirti anche una cosa, allora, questa è stata un po' anomala come partita, nel senso che forse questa è stata la partita dell'Inter che hanno giocato meglio di tutti, perché ti leggo le statistiche e infatti tu adesso sentirai le statistiche e mi dirai ma non è possibile, e invece è possibile, perché anche le quote dei bookmaker davano gol previsti allo Spezia 1, gol previsti all'Inter 4 e mezzo. Perché? Perché possesso palla 70% Inter, 30 Spezia. Tiri totali 4 lo Spezia, 28 28 Andre l'Inter. Un assedio, ma non sono riusciti a fare più di un gol e anche su rigore. Esatto, il giorno no, il giorno no. Quindi assolutamente, cioè, non darei neanche molto la colpa a Inzaghi, perché personalmente, cioè, che cosa devo fare io oltre a tirare in porta 28 volte? Eh no. Anche la sfortuna. Sì. Assolutamente. Non entrava. No, no, no. Io l'ho vista, è stata una partita a senso unico. Due azioni dello Spezia, un gol, rigore, l'altro gol. È così. Beh, comunque Milan sta giocando bene, eh? Milan sta giocando bene, sì, assolutamente, sempre, sembra che siano ritornati, sia ritornato al solito Milan, tranne una piccola sbavatura che, vabbè, hanno rischiato appunto di prendere il gol, ma ci sta, però comunque nel segno, secondo me, di
lo chiamano Ciao, ma secondo me si chiamerà Ciao, in difesa, preso dalla Serie B tedesca, secondo me Pioli ha fatto una bella pista. Pareggiato la Salernitana. In questo momento ha pareggiato la Salernitana, un buco clamoroso in difesa e ha segnato Dia. Quindi 1-1. Sì. Salernitana Milano 1-1. Il problema adesso è che vedi queste partite sono state difficoltose anche per le grandi squadre. In questi turni, dopo le coppe, sono difficili da gestire anche con le squadre tra virgolette di bassa classifica. Sì. Assolutamente, assolutamente, e dico anche che comunque il campionato lo vinci con le piccole e non con le grandi. Giustissimo, allora la Lazio ha fatto 0-0 abbastanza sciallo con il Bologna, anche perché qui è stata proprio una partitaccia. Hanno fatto 5 tiri in porta, mentre il Bologna ne meritava qualcosina in più, ne ha fatti 16, però solo 2 in porta, quindi è tutto il resto fuori. Quindi è stata veramente una partita che forse ne meritava un pelino di più Bologna, ma neanche tanto, quindi secondo me lo 0-0 è il giusto risultato. Mentre la Roma, qui sulla Roma possiamo dire tante, qui purtroppo, e ti dico purtroppo per come la vedo io, per i miei arbitri qui con la Roma, secondo me ci sono state delle scelte di Fabbri, non è emergente, ha dato esattamente 6 cartellini gialli più 2 rossi, uno in campo e uno fuori. Ha dato, diciamo, c'è stata una convocazione di Berardi, non lo so, anche lì secondo me andava preso il provvedimento. Giusto, diciamo, l'espulsione di Kumbulla che ha scacciato da o meglio ha tentato, perché poi non è che l'abbia preso, però ha tentato di scacciare Berardi da terra e quindi ovviamente c'è stato il rosso. Ci sono stati degli episodi che potevano essere fischiati al contrario, quindi secondo me Fabbri, anche a detta di tanti giornali sportivi, non ha fatto il suo dovere. La barra sì, ma lui no. La Juventus, ovviamente, ci si aspettava questo, perché comunque contro l'ultima in classifica ci si aspetta questa prestazione, è andata sopra di 2 e poi in 5 minuti si è fatta rimontare gli altri 2 e nel secondo tempo, in altri 5 minuti, la Juve ne ha fatti 2. Il problema principale secondo me è stato anche qui l'arbitro non è stato, diciamo, preciso, anche se non ci sono stati, diciamo, degli errori gravi.
Rimane il dubbio sul 3-2 di Rabiot che sembrava a prima vista, ma neanche il VAR chiarisce del tutto, ok? Secondo me, vedendo la partita, ci sono state tante leggi sbagliate da ambo le parti, quindi falli di visti fischiati, ma non dovevano essere né fischiati, non c'erano falli totalmente invertiti, e secondo me alcune decisioni prese frettolosamente. Il problema principale della partita è stata la prestazione di Vlahovic. Ora mi rimetto anche a te, faccio io una domanda. Secondo te la prestazione di Vlahovic è dipesa solo dalle sue, purtroppo adesso, incapacità di mettersi a disposizione della squadra, di non essere molto in forma, ha sbagliato anche il rigore, è andato su spalla, è stato sfortunato, però comunque rimane che ha sbagliato, una prestazione scadente, ma secondo te è proprio perché non ha l'apporto della squadra, quindi manca il gioco alla squadra, gli arrivano pochi palloni, oppure è un problema in lui nello schema di Allegri?
Però dalla Champions noi adesso, visto che Milan sta pareggiando, differiamo di 10 punti, quindi siamo sotto di 10. Secondo me potrebbe essere un traguardo plausibile, sicuramente la conference, anche magari l'Europa League, magari il Champions un troppo. Sì, c'è il danno. Allora, adesso ti aggiorno un delle. Esatto. Allora, ti aggiorno un attimino su Milan. Era successa una cosa che ti faceva indispiacere. L'ho vista appunto live, c'è stato un rigore dato al Milan per un fallo inesistente, incredibilmente inesistente, di un difensore su Bennacer. L'arbitro ha dato rigore. Ovviamente il VAR è intervenuto e qui mi darai ragione a me. Il VAR è intervenuto e gli ha detto: ascolta, ma cosa ti schiamo? È andato al VAR, ha visto che effettivamente quello è caduto da solo e ha tolto ovviamente il rigore. Vedi, in queste, cioè, questo era un rigore veramente, dire, però veramente, ma no, l'arbitro era via un passo. Ma come fai a vedere un rigore così grande? Sì. Il problema è questo. No, deve intervenire. No, rigore nel senso fallo, perché la Juve ha segnato fallo, era fallo, non doveva andare il rigore. No, ma neanche al VAR hanno visto, Dalle inquadrature, purtroppo, del VAR, non l'ha. No, 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 ma perché era molto. Era tra spalla e avambraccio e muscolo, il bicipite. E quindi è stato difficoltoso anche al VAR decidere se effettivamente era mano oppure no. È stato difficoltoso, è stato un episodio molto discutibile, ma che non era molto limpido, ecco, e non si riusciva neanche a decifrare se appunto era mano oppure no. Allora, devo dirti la verità, diciamo che qui meritava più il Lecce, perché il Lecce ha fatto 13 tiri, ma non è stato molto preciso come lo è stato il Torino, perché il Torino ne ha fatti 4, di cui 2 gol. Quindi, secondo me qui bisogna fare un attimo un altro discorso, nel senso che secondo me il Lecce è la squadra di calcio, la squadra quest'anno che gioca bene in vantaggio, ma che
non raccoglie purtroppo i risultati che in teoria dovrebbero esserci, ma il problema, l'abbiamo detto tante volte, Ale, purtroppo è la finalizzazione. Se tu giochi bene, ma non hai il giocatore che la butta dentro, tu puoi giocare bene quanto vuoi, ma alla fine o pareggi o perdi, perché non hai il finalizzatore del tuo bel gioco. E allora di volerci giocare è diverso, ed è bello vederlo. Purtroppo non hai i punti che si merita, che si meriterebbe. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito.